Per rispondere alla domanda chi è e cosa fa l'Associazione Libri e Dintorni, posso dire che è un'associazione di Bologna, che siamo nati nel 2000 da un gruppo di lettori della biblioteca Orlando Pezzoli e da lì in poi sono successe tantissime cose. Abbiamo cominciato perché una piccola associazione nuova nasce di solito con una motivazione. E la motivazione in questo caso era il fatto che le grandi associazioni, che ce ne sono tante, fanno questo lavoro anche molto meglio di noi, magari spesso rischiano di non preoccuparsi di qual è il feedback, di che cosa arriva alle persone, delle cose che si fanno. E noi, guardando prima da ascoltatori le cose degli altri, ci siamo resi conto che a volte la lettura, la scrittura può diventare noiosa. Abbiamo cercato un modo per renderla più leggera possibile attraverso la musica, attraverso dei pezzi raccontati, dei pezzi letti, e abbiamo cominciato con delle presentazioni di libri, soprattutto per aiutare gli scrittori nuovi a pubblicizzarsi, a presentarsi in giro per la città. Abbiamo fatto serate a tema, rassegne di film, un progetto che si chiama Narrare e Resistere, che cerca di mettere il focus sui paesi che hanno avuto l'esperienza della dittatura, abbinando film e letture a tema con un esperto che ci parla della cosa. Abbiamo fatto anche dei banchetti e continuiamo a farli in giro per la città in collaborazione con tutte le associazioni che ci chiamano. E per regalare i libri che riusciamo a trovare, a recuperare in giro per i vari luoghi e tra le varie persone che ce li regalano, biblioteche, privati, persone che hanno da sgomberare delle cantine anche persino. Insomma, alla fine è un modo per far leggere le persone, un modo per donare qualche cosa e chissà, magari questo libro preso in regalo da un'associazione una volta o l'altra ce lo leggeremo. Altre cose che abbiamo cominciato a fare da un po' di tempo sono delle serate a tema un po' particolari, cioè di letture su un focus, su un argomento come quella che vi stiamo per presentare, che si chiama Miti, Fiabe e Leggende, e sono una raccolta di miti, appunto, leggende di vari paesi e favole e fiabe, cercando di capire la differenza che c'è fra tutte queste cose. E soprattutto adesso, siccome è nato perché ci è stato richiesto da un comune della provincia e quindi ha un taglio ben preciso, qualcuno di voi si potrà chiedere, insomma, appunto come è stata fatta questa scelta, è stata seguita la direttrice di Eros e Thanatos, l'amore e la morte nei miti e nelle favole moderne e antiche di tutti i paesi. Tutto qui, vi lascio alla visione. Buonasera a tutti. Nel salutarvi, ripeto, perché probabilmente tutti già lo sapete, che noi siamo qui questa sera per raccontarvi delle storie sostanzialmente. Si parlerà di miti, di fiabe e di leggende. Non so se tutti quanti individuate, scusate, subito bene la differenza tra un mito, una fiaba, una favola addirittura e una leggenda. Beh, io guardando fra i tanti libri e i documenti che mi sono capitati per le mani, ho scoperto che forse non lo sapevo così bene. Infatti, mito, che sembra una parola tanto strana, deriva dal greco, significa racconto sostanzialmente, ma racconto un pochettino particolare. E cioè un racconto che è dentro qualcosa di sacro e che non può essere narrato da chiunque, ma deve essere narrato da un vate. Quindi un poeta che ha, diciamo, uno specifico contatto con gli dei, no? Con le muse, ispirato dalle muse, lui si fa tramite per gli esseri umani del racconto, vogliamo dire religioso, sarebbe questo un termine che forse, anche se fuorviante, potrebbe un pochettino rappresentare che cosa significa mito. E pensando ai miti, non so a voi, ma a me la prima cosa che viene in mente sono i miti greci, quindi la tradizione dei miti che si comincia a studiare a scuola e si continua poi da più grandi magari a essere curiosi e non sapere precisamente cosa è successo, ma che sì, effettivamente quel tal personaggio ci evoca qualche cosa. E in effetti di miti ce ne sono tanti. E io mi fermavo prima a pensare che la mitologia greca nascesse da Zeus, no? Gli dei dell'Olimpo, tutti quanti sappiamo questo più o meno. E invece Esiodo, poeta greco, ci racconta che in principio, secondo la mitologia greca, ancora prima di Zeus c'era il caos. Il caos è il vuoto, il nulla. E nel sonno il caos ha fatto emergere la terra, Gea. E questo personaggio, questa terra, aveva come contraltare un cielo, Urano,
che era suo fratello, però una megera, così narra la tradizione, ebbero dei figli assieme. E quindi da lì è nata la progenie. Urano e Gea generano Cronos. Cronos è il tempo. Ecco, allora io a questo punto vi chiedo di immaginare che noi abbiamo qui una clessidra di quelle con la sabbia che segnano il tempo, e immaginate che in questo percorso noi metteremo dentro tutte le nostre storie fino ad arrivare alla fine con l'ultimo granello di sabbia. Provate a immaginarla così questa sera. Quindi, dicevamo prima invece, da Cronos, il tempo, nascono ancora altre progenie, ma noi fermiamoci un attimo lì, perché Urano aveva la brutta abitudine di mangiare i suoi figli, di buttare i suoi figli lontano, di ammazzarli, buttandoli nel Tartaro, alcuni rimanevano vivi e alcuni no, e buttarli nel Tartaro a Gea, la moglie, non era tanto congeniale, non avevano questo accordo fra marito e moglie. E che succede? Immaginate che una mamma che si vede buttare i figli nell'inferno, perché questo è il Tartaro nella mitologia greca, deve correre assolutamente ai guai. Uno dei figli, Cronos, appunto, si rivolta, fomentato dalla madre, e tenta di inventarsi un modo di evitare questa situazione, di migliorare la propria posizione, perché no? Allora andiamo a vedere che cosa succede. Nacque dalla schiuma prodotta dal sangue.
Immaginatevi questa terra, splendida. È la più grande creatrice di guai di tutto l'Olimpo. Perché immaginatevi che avendo avuto un figlio anche, che aveva il prodigioso potere di far innamorare o di fare in modo che due persone invece non si potessero proprio sopportare, a seconda delle frecce che riusciva a lanciare, beh, insomma, i guai se ne creano tanti. Soprattutto fra degli dei che somigliano molto agli esseri umani e che si perdono in scaramucce, in liti, in cose anche che si possono considerare anche proprio da nulla. Eppure, facevano litigare tutto l'Olimpo da una piccolissima cosa. Che succede? Dalla progenie di Cronos, naturalmente tutti sanno, nasce finalmente Zeus. Zeus che è il padre di tutti gli dei. E Zeus è un farfallone, è un uomo che è un dio, anzi, non un uomo, è un dio, che si comporta come un uomo. E va in giro cercando ninfe, cercando ragazze belle e giovani, a dispetto della propria moglie, che è sempre molto arrabbiata con lui. E Cupido non è che sia proprio estraneo a tutte queste faccende, nel senso che come lui lancia le sue frecce, gli dei non possono che cadere innamorati e quindi proseguire con questo tipo di situazioni. Una in particolare ve ne voglio raccontare, che è la storia di una dea che si chiama Demeter, che è sorella di Zeus, in realtà, da quello che narrano. E la complicazione nasce dal fatto che figlio Cupido, il figlio di Venere, Cupido, che cosa fa? Fa innamorare il dio del Tartaro, Plutone, della figlia di Demeter. Demeter però è la dea delle messi, immaginate la dea del grano, quindi la dea del cibo, vogliamo dire così, per gli antichi romani. E quando il nostro bravo Plutone si innamora di lei, che cosa fa? La rapisce e se la porta giù nel mare. Naturalmente la madre, Demeter, la cerca da tutte le parti e non sa dove cercarla, perché gli dei non sono molto solidari fra di loro. E cosa fanno? Stanno zitti, non dicono dove l'hanno vista, se l'hanno vista. E a un certo punto Demeter, scocciata di cercare la propria figlia e non trovarla, dice: bene, adesso in poi voi non avrete più neanche un chicco di grano fino al momento in cui non salta fuori mia figlia, tanto per intenderci. E che succede? Che questa figlia, che è nel Tartaro, finalmente viene allo scoperto, si fa sentire, la madre lo viene a sapere e va a controllare. Solo che la figlia nel frattempo, me un pochettino, si è innamorata del suo marito. E che cosa succede? In pratica non sa che cosa fare, tornare a casa con la madre, rimanere là. Un bel problema. Finché Zeus prende una decisione salomonica, diremmo noi. E cioè, visto che nemmeno Proserpina sa decidere se vuole stare là o se vuole stare qua, farà 6 mesi là e 6 mesi qua. E la leggenda narra che proprio per questo motivo noi ci troviamo ad avere le nostre stagioni. Cioè l'inverno e l'autunno sono il momento in cui Proserpina è nell'Ade e l'estate e la primavera sono invece i momenti in cui Proserpina è sulla terra e riesce a portare le sue messi attraverso anche sua mamma. Così narra la storia.
farà accettare a noi che siamo qui certi fenomeni naturali della vita. Un'altra storia di amore e di morte che vi voglio raccontare è quella di Medea. Il personaggio principale della storia è sicuramente Medea, ma il tutto capita sempre per una questione di amore. Partiamo da un pochettino qui. Immaginatevi un re che ha una reggia meravigliosa, un palazzo splendido, e che si chiama Eete, e ha una figlia che si chiama Medea. Eete sta nella Colchide, in Grecia. E a un certo punto una spedizione degli argonauti, insieme in testa a tutti un certo Giasone, parte perché vuole conquistare il vello d'oro che è in possesso di re Eete, e partono con una nave. Arrivano sulle sponde della Colchide e quando arrivano sono ben accolti nella reggia di Eete, perché ancora lui non sa che cosa sta per succedere. Immaginatevi che Medea, invece di difendere suo padre, si innamora di Giasone. La fregata è fatta, perché da lì in poi starà dalla parte di Giasone, lo aiuta a conquistare il vello d'oro, si innamorano entrambi, si sposano finalmente e hanno persino dei figli insieme. Però naturalmente non sono rimasti nella Colchide, sono dovuti scappare con le calcagna Eete. E pensate com'è cruenta questa storia: hanno fatto a pezzettini il fratello di Medea, buttandone un pezzo alla volta nell'acqua per fare in modo che il padre, vedendo i pezzi del figlio sull'acqua, fermandosi a raccoglierli, non riuscisse, correndogli dietro, a raggiungerli. Così narra la leggenda. Ebbene, Medea e Giasone riescono a costruirsi una vita insieme. Però non tutto va esattamente come dovrebbe andare, perché Giasone tradisce Medea. Diremo così oggi. Tradisce Medea. Se va. E Medea all'inizio cerca di risolvere la situazione in maniera pacifica, come farebbero molte donne, ma non riesce, diciamo, a digerire questa situazione. E se volete, fa il primo monologo femminista ante litteram alle persone della città. E infatti sentite come si esprime. Non avesse mai la nave varcato le Simplegadi azzurre e mai fosse giunta nella terra dei Colchi. Solo così Medea non sarebbe stata colpita al cuore da Giasone. Di quanti esseri al mondo hanno anima in mente, noi donne siamo di certo le creature più infelici. Come prima cosa dobbiamo comprarci un marito con grande spreco di denaro, in modo da dare un padrone a noi stesse. E questo, credetemi, dei due è il male peggiore. Separarsi dal marito per la donna è scandaloso, non lo è invece per l'uomo. Quando lui si annoia di stare in casa, va fuori e la noia gli passa. Quando capita a noi invece non ci fanno uscire perché dicono che dobbiamo badare ai figli. C'è chi dice che le donne, restando in casa, vivono senza pericoli, mentre l'uomo, poverino, deve andare in guerra. Ebbene, io rispondo che preferirei combattere 3 guerre piuttosto che partorire una volta sola. Si esprime così Medea, ma purtroppo la storia non è finita qui e non ha per niente un lieto fine, perché quando decide alla fine di vendicarsi dopo questa arringa che fa al popolo, sceglie la maniera più brutale, e cioè ammazza i loro figli per vendicarsi del marito. Diremmo che è propriamente una tragedia. Thank you.
infatti avvertito che sarebbe stato ucciso da suo figlio. Laio pregava gli dèi di non mandargli figli, ma essi non ascoltarono le sue preghiere e un bambino nacque dalla regina Giocasta. È molto meglio per nostro figlio che muoia piuttosto che divenire l'uccisore di suo padre, si dissero gli angosciati genitori. Laio allora forò le caviglie del fanciullo, le legò con una cinghia e ciò fatto consegnò il piccolo ad uno dei pastori dicendogli di abbandonarlo sul monte Citerione. Questo pastore a sua volta donò il piccolo al re Polibo, il quale lo allevò come un figlio e fu chiamato Edipo. Questo nome derivò da piede gonfio, Edipo, a causa della ferita alle caviglie causata dalla cinghia. Un giorno, durante un banchetto, un giovane di Corinto parlò con Edipo e gli disse per umiliarlo: tu credi di essere tanto nobile, ma non sai che il re Polibo non è tuo padre? Edipo non rispose e andò a consultare l'oracolo di Delfi. Con sua grande sorpresa, l'oracolo, anziché rispondere alla sua domanda, gli fece questa terrificante predizione: ucciderai tuo padre e sposerai tua madre. Edipo si disse che non avrebbe mai fatto questo, non sapendo però se l'oracolo aveva ragione, decise di non tornare a casa, per paura di compiere la profezia. Allora, anziché ritornare alla reggia, prese la via della Beozia e non si era molto allontanato da Delfo quando giunse all'incrocio di tre strade. Dalla parte opposta alla sua veniva avanti un carro con 5 persone. C'era un uomo alto con i capelli grigi, un araldo, 2 servitori e il guidatore. Fatti in disparte, ragazzo! Urlò quest'ultimo, quasi urtando Edipo per farlo uscire dallo stretto sentiero. Il principe, incollerito, colpì l'insolente e vedendo ciò, il vegliardo che era rimasto sul carro colpì Edipo col bastone. Allora il giovane, furibondo, alzò a sua volta il bastone e percosse il vecchio con tutte le sue forze finché lo rovesciò fuori dal carro. Nel combattimento che seguì, Edipo era solo contro 3 persone. Un servitore infatti si era dato alla fuga quasi subito. Tuttavia, quando lo scontro ebbe termine, tutti e 3 giacevano ai lati del loro padrone. Edipo non poteva certo immaginare, mentre continuava il suo cammino, che la prima parte della profezia si era mai avverata. Infatti, quello era suo padre, Laio, il vero padre, quello che aveva lasciato a Tebe. Ma un'altra disgrazia doveva abbattersi su Tebe poco tempo dopo. Un mostro alato, dalla testa di donna, il corpo di leone, assaliva tutti i viaggiatori che, viaggiando alla volta della città o uscendo, passavano vicino alla roccia presso la quale esso si era appostato. La Sfinge si divertiva a domandare a tutti i passanti la soluzione di un difficile enigma. Chiunque non fosse stato in grado di dare la risposta giusta, e finora nessuno era riuscito a darla, veniva fatto a pezzi e divorato. Abbiamo detto, Laio era stato assassinato e in questo tempo allora re di Tebe è Creonte, fratello di Giocasta, che aveva preso il suo posto quando Laio era stato misteriosamente assassinato. Ma quando anche suo figlio fu divorato dalla Sfinge, Creonte, profondamente addolorato, non desiderò più di regnare. Emanò un bando in cui si diceva che chiunque fosse riuscito a liberare la città dal terribile mostro, in premio sarebbe diventato re e avrebbe sposato la regina Giocasta. Edipo a questo punto intanto non aveva niente da perdere e, trovandosi alle porte della città, decise di provare. Andò vicino alla Sfinge, che vide da lontano, e gridò: dimmi il tuo enigma e io farò del mio meglio per darti la risposta esatta. La Sfinge gli propose l'enigma che credeva insolubile. Qual è l'animale che cammina al mattino su 4 piedi, a mezzogiorno su 2 e alla sera su 3? È l'uomo,
rispose prontamente Edipo. Al mattino della vita si trascina sulle mani e sui piedi. A mezzogiorno, quando è nel pieno delle sue forze, cammina eretto sulle due gambe. È giunto al tramonto della vita, quando è debole e ha bisogno di sostegno, si appoggia a un bastone che fa da terza gamba. La spinge e mise un urlo terribile perché Edipo aveva dato la risposta giusta. Secondo la predizione di oracolo, il mostro si gettò allora dall'alto della rupe morendo. Così Edipo divenne re di Tebe e sposò la regina Giocasta. Si compì dunque anche la seconda parte dell'oracolo. Ma passarono gli anni e Edipo nascono tanti figli. E due maschi e due femmine per la precisione. È amato e onorato da tutti, ha una vita felice, si direbbe oggi. Ma una nuova sciagura si abbatte di nuovo sulla città, e questa volta è la peste. Vedendo questa situazione, la prima cosa che fanno nella città è rivolgersi di nuovo all'oracolo per capire per che motivo si è sparso un così terribile male sulla città. E l'oracolo non dà risposte. È una situazione difficile. E che succede? Che Edipo, sempre più incuriosito dalla situazione, volendo assolutamente sapere la verità, viene a sapere, mandando un indovino, che nel paese è rimasto impunito un grave delitto per il quale, finché non si scoprono gli uccisori di Laio e se ne vendica la morte, la peste non se ne andrà. A questo punto Edipo prega l'indovino Tiresia di insistere, cerca di saperlo da lui, ma anche Tiresia si tira indietro. Perché non gli vogliono dire che cosa incombe sulla città? Perché? E allora Edipo provoca Tiresia fino al punto che, talmente arrabbiato, l'indovino gli lancia contro una maledizione e gli dice questo: quando è così, risponde con sdegno Tiresia, è ora che obbedisca al tuo decreto. D'ora innanzi non rivolgere più la parola né alla gente qui intorno né a me. Tu solo sei il maledetto che ha contaminato questo paese. Sei tu che hai ucciso l'uomo di cui va cercando l'assassino. E tu ti sei unito in matrimonio con la tua più stretta parente. Anche se tu sei il re, rispose il cieco, perché Tiresia era cieco, abbiamo entrambi lo stesso diritto di replicare. Io ti dico dunque, poiché hai dileggiato la mia cecità, che per quanto tu ci veda sei ben cieco, perché non scorgi la tua disgrazia, e né dove vivi, e né con chi vivi. Tutto il citerione echeggerà delle tue grida di dolore quando avrai compreso il significato del tuo matrimonio. Puoi accumulare i sospetti che vuoi su Creonte e su di me. Nessun uomo sarà mai esetrato quanto te. Tu che ora ci vedi, diverrai cieco. Andrai vendicando e saggiando il terreno con un bastone, ti metterai in cammino verso un paese straniero. E questa predizione era ben terribile. Purtroppo anche quella si avverò, perché Edipo, non appena saputo che effettivamente aveva sposato sua madre e aveva ucciso suo padre, si acceca da solo, si acceca e se ne va girando con il bastone per le strade, povero e solo. Soltanto uno dei figli riuscirà a stargli vicino. E anche quindi la maledizione di Tiresia riesce a trovare il suo compimento e la storia, un altro mito di Eros e Thanatos, purtroppo finisce qui. Greca, per un semplice motivo: che nel primo secolo avanti Cristo, in
bellissima tradizione di storie, vedete quante storie, poi ce ne sono anche molte altre, noi abbiamo scelte solo alcune. I greci avevano tutta questa tradizione culturale, i romani, romani niente, i romani erano guerrieri, i romani erano un popolo contadino essenzialmente fin dall'inizio, e non avevano una tradizione epica. Per cui Augusto, quando Virgilio gli propone il suo poema, l'Eneide, è molto contento che abbia deciso di fare l'apologia di Roma. Infatti, l'Eneide dovrebbe raccontare la storia di Enea, che non è altri che, tanto per tornare al discorso di prima, figlio di Venere e di un mortale, tale Anchise. E questo figlio di Venere non poteva certo avere una vita qualsiasi, come tutti gli altri uomini. Era destinato alla fondazione di una città importantissima, la fondazione di Roma. Virgilio la prende da lontano la storia, comincia dalla notte dei tempi, per raccontarci come dalla fine di Troia viene salvato per miracolo, insomma, Enea, riesce a scappare e da lì cominciano le sue peregrinazioni. Perché mai un personaggio come Enea dovesse avere tante peripezie? Un pochettino forse ce lo spiega il fatto che i romani pensavano che molte delle cose che noi facciamo adesso, se vogliamo, fossero atti di, loro dicevano, hubris, che significa tracotanza, significa superbia, no? E per i romani anche costruire un ponte era un atto di hubris, perché voleva dire cercare di unire delle terre che gli dei avevano creato separate, oppure per esempio navigare era un atto di tracotanza fortissimo per loro, cioè di superbia, no? Si decideva che con una nave si poteva solcare il mare, si poteva arrivare ad un'altra destinazione che non era stata data dagli dei fino all'inizio. Ed Enea, nel suo peregrinare per i mari, non ha poche peripezie da affrontare e non poche maldizioni. Gli dei, fra l'altro, non sono d'accordo fra di loro, come al solito. Lui parte per questo viaggio e, siccome Venere, sua madre, cerca di acquistargli, diciamo, benevolenza da parte delle popolazioni dove lui arriva, quando lui giunge in Africa, a Cartagine, chiede al figlio, Cupido, di far innamorare la regina di Cartagine, Didone, di Enea, in modo che lo possa accogliere con benevolenza e con tutti i fasti. Purtroppo Didone si innamora proprio tanto di Enea e non lascia spazio quasi a nessun'altra cosa, abbandona quasi tutto per lui. È la regina di Cartagine, una città in crescita in quel momento, una città che aveva grandi prospettive. Infatti Virgilio fa nascere da lì, da questo amore fra Enea e Didone, l'odio secolare che, diciamo, divide i cartaginesi dai romani. Infatti voi sapete, no? Dopo ci sono le guerre puniche e tutto quanto. Virgilio fa risalire a quello, l'odio che divide i romani dai cartaginesi, dai punici, appunto. L'amore tra Enea e Didone è molto sfortunato, nel senso che Enea, mentre già si è accasato, diciamo, a Cartagine, nelle dimore di Didone, riceve da parte di Giove l'ordine di partire e di andare verso il suo destino, che è quello di fare l'eroe, quello di fondare una città, come dicevamo prima. E lui deve scegliere fra il suo amore e la gloria. Come ben saprete, sceglie la gloria. E purtroppo Didone non è molto capace di assorbire questo colpo e, come sapete, deciderà di uccidersi mentre Enea prende il mare. E proprio in quel momento lui vedrà innalzarsi la pira su cui Didone ha deciso di gettarsi dopo essersi uccisa col pugnale che Enea le aveva donato. Ma la regina presentì tutta la situazione. Chi ingannerebbe un amante? E colse per prima le trame e le mosse future, già temendo perché troppo sicura. La stessa empia fama riporta alla furente che armavano la flotta, pronti a partire. In furia smarrita nell'animo e ardente dell'ira per tutta la città. Infine si rivolge per prima a Enea con queste parole. Speravi, o perfido, di poter dissimulare una tale infamia e di allontanarti senza parole dalla mia terra. Non ti trattiene il nostro amore e la mano che un giorno mi desti e Didone ostinata a morire amaramente. Sotto le stelle invernali prepari la flotta
e ti appresti a prendere il largo in mezzo agli aquiloni, oh spietato. Se tu non cercassi terre straniere, ignote di more, e sopravvivesse l'antica Troia, andresti a Troia con le navi sul mare tempestoso. Fuggi da me. Ti prego, per queste lacrime, per la tua destra, poiché null'altro ho lasciato a me sventurata, per il nostro connubio, per l'iniziato di Meneo. Sebbene di te meritai, o qualcosa di me ti fu dolce, abbi pietà della casa di Troia e abbandona, se ancora valgono le preghiere, questo pensiero. Pochi miti romani, diciamo uno dei più importanti, forse. Beh, a parte i miti, che appunto sono una forma di raccontare sacra, che potremmo paragonare anche, come dicevo prima, a una certa religiosità, no? Ci vuole qualcuno che fa da mediatore tra chi ascolta e chi dall'alto tramanda i messaggi. Invece le leggende sono una forma di narrazione che un qualcosina di vero dentro ce l'hanno, anche una piccolissima parte. C'è qualcosa di vero. E di leggende ce ne sono, immaginate, tantissime. Non si contano. Io voglio raccontarvene una brasiliana. E si intitola Don Alberico Santos. Guarda ciò che hai fatto e poi ti giudicherai.
L'alberico ora camminava spedito, sentendosi leggero come non mai, quasi sollevato da terra, e riguardava stupito la sua vita. Qui è quando mi sono ammalato. Come ero felice quando nacque mia figlia. E come sono stato crudele quella sera. Che fatica quel giorno. Come ero giovane e innamorato. Come ero buffo da bambino. Appena Alberico e l'angelo passavano, un'onda leggera si infrangeva sulla spiaggia e copriva le impronte. E quando l'acqua si ritirava, tutto rimaneva integro, pulito e pronto per essere calpestato di nuovo. Quando il viaggio fu terminato, la spiaggia e il mare scomparvero e davanti ai due si palesò maestosa una grande porta. E ora? Cosa mi accadrà? Domandò con timore Alberico. Nulla che già non sai. Hai appena rivisto la tua vita, disse l'angelo. Poi lo prese per mano e con dolcezza lo sospinse verso la grande porta. Addio, Alberico! Alberico, impaurito, lo trattenne. Ma tu sei sempre rimasto con me? Sì, rispose l'angelo. Hai visto sulla spiaggia che di fianco alle tue impronte ce n'erano anche altre due. Erano le mie. Ma per alcuni tratti io ne ho viste solo due. Vuol dire che qualche volta mi hai pure abbandonato. L'angelo sorrise. No, non ti ho mai abbandonato. Quando vedevi solo due impronte, era perché ti stavo portando il braccio. Allora, Alberico, senza più parlare, entrò. La grande porta si richiuse e la vita ricominciò. Angeli non abbastanza.
abbastanza buoni da essere salvati, ma neanche tanto cattivi da essere dannati, dice la tradizione contadina. Sono gli dèi della terra, sostiene il libro di Arma. Gli dèi dell'Irlanda pagana, dicono gli studiosi delle tradizioni irlandesi. Ma c'è una versione unanime da dove provengono gli elfi e i folletti. Ma ognuno, a riprova della loro teoria, vi dirà che i nomi dei capi delle creature fatate corrispondono ai nomi degli eroi della tradizione. D'altra parte, esistono molte prove a sostegno dell'ipotesi secondo cui sarebbero degli angeli caduti. Ne sono testimonianza la natura di queste creature, la loro estrosità, il loro modo di comportarsi da buoni con i buoni e da cattivi con i cattivi, i loro tanti tratti accattivanti, uniti però dalla completa mancanza di senso di responsabilità e di coerenza. Sono dei personaggi un pochettino strani, un pochettino fatali, particolari, molto allegri, ma sono così suscettibili che bisogna assolutamente evitare di parlare molto di loro e badare bene a usare solo il termine signori. Oppure Dao Ein Mai, che vuol dire i buoni, e al contempo sono facili da compiacere, tanto che faranno di tutto per tenere lontana da voi la sfortuna, se solo vi premurerete di lasciare loro un po' di latte ogni notte sul davanzale della finestra. Nel complesso, la credenza popolare ci dice la cosa fondamentale quando racconta come caddero senza però essere dannati, perché pure nel mare erano privi di malizia. Sono dunque gli dèi della terra? Forse. Molti poeti e tutti gli scrittori di argomenti mistici o di scienze occulte in ogni epoca e paese hanno dichiarato che dietro al mondo visibile vi sono schiere e schiere di esseri coscienti che non appartengono al cielo, bensì alla terra, e che non hanno una forma particolare, ma cambiano a seconda del loro capriccio o della mente che li vede. Non potete alzare una mano senza influenzare ed essere influenzati da innumerevoli esseri. Il mondo visibile è soltanto il loro involucro esterno. Nei sogni andiamo tra loro, giochiamo con loro e con loro lottiamo. Sono forse anime di uomini messe a dura prova, queste creature del capriccio. Ma non pensiate che le creature fatate siano sempre piccole. Tutto quanto attiene a loro, anche la dimensione, è mutevole. Sembrano poter assumere ogni dimensione e forma che desiderano. Le loro principali occupazioni sono fare festa, combattere, fare all'amore e suonare la musica più bella. C'è solo una persona industriosa tra loro ed è il leprechaun, il calzolaio. Forse consumano le loro scarpe a furia di danzare, voi che dite? Vicino al villaggio di Valisodera c'è una donnina che ha vissuto tra loro per 7 anni e quando è tornata a casa non aveva più le punte dei piedi. Se l'era consumata e ballando. Durante l'anno hanno 3 grandi feste, la vigilia di maggio, la vigilia di mezza estate e la vigilia di novembre. Alla vigilia di maggio, ogni 7 anni, combattono da tutte le parti, ma soprattutto su Plain Abone, ovunque esso si trovi, un posto misterioso. Perché le più belle spighe di grano appartengono a loro e quindi combattono per il raccolto. Un vecchio mi ha detto di averli visti azzuffarsi una volta. Durante una rissa, strapparono il tetto di paglia di una casa. Se qualcuno si fosse trovato di vicino, non avrebbe visto altro che un gran vento, che faceva mulinare ogni cosa al suo passaggio. Quando il vento fa turbinare i fuscelli e le foglie, e sono i folletti. E i contadini si tolgono il cappello e dicono che Dio li benedica. Alla vigilia di mezza estate, quando su ogni collina vengono accesi i falò in onore di San Giovanni, le creature fatate sono nel momento della loro maggiore allegria e a volte rapiscono delle belle mortali per farne le loro spose. Alla vigilia di novembre sono invece nel loro momento più triste, perché secondo il vecchio calendario gaelico, questa è la prima notte d'inverno. In questa notte danzano con i fantasmi. Il puca esce all'aperto, le streghe fanno i loro incantesimi e le ragazze preparano una tavola piena di cibo nel nome del diavolo, perché l'ombra del loro futuro innamorato possa entrare dalla finestra e mangiarsi tutto. E dopo la vigilia di novembre, le more non sono più integre, perché il puca le ha rovinate. E quando sono arrabbiati, paralizzano gli uomini e il bestiame con le loro frecce fatate. E quando sono allegri, cantano. Molte povere ragazze li hanno sentiti e poi hanno perso la salute e sono morte per amore di quel canto. Carolan, l'ultimo dei bardi irlandesi, ha dormito su una di quelle fortezze costruite da loro e da allora
Glielo chiede, poco lo fa dato, non hanno mai smesso di ronzargli nella testa e hanno fatto di lui il gran uomo che è stato. Se muoia? Brig ha visto il funerale di un folletto, ma noi, in Irlanda, diciamo che sono immortali. Dica che gli è stato fatto un affronto che il re di Irlanda
dice di non aver compiuto. A questo punto però Tristano si trova nella posizione di dover combattere per quale re, dal momento che il re di Irlanda gli ha praticamente salvato la vita, visto che la figlia lo ha curato e lui gli deve riconoscenza. Allora decide di combattere da quella che secondo lui è la parte giusta. E giunto alla fine del duello pare che abbia la meglio, ma non vuole uccidere, come invece si usava, il cavaliere che ha di fronte. Il cavaliere, molto valoroso, si chiamava Blamour. E sentite come andò la storia. Proprio in quei giorni, Re Artù aveva intimato al re d'Irlanda di presentarsi alla sua corte pena la perdita di tutte le sue terre. Il re d'Irlanda era corso senza neppure sapere per quale motivo fosse stato chiamato, ma lo seppe presto. Blamour di Ganis lo accusava di avergli ucciso un parente. Il re d'Irlanda, sconcertato per una simile accusa, capì che l'unica sua difesa era quella di rispondere all'accusatore con un vero cavaliere che combattesse per lui. Il re d'Irlanda era preoccupato perché sapeva che Blamour di Ganis era un valoroso cavaliere. I giudici avevano detto che doveva dare la risposta entro 3 giorni. Ed è qui che entra in scena Tristano e combatte per il re d'Irlanda. Ora il re d'Irlanda ha bisogno del mio aiuto e per guadagnarmi il suo affetto io affronterò il combattimento al posto suo. Vai dunque a dirgli che io mi metto al suo servizio. Tristan ingaggiò dunque in mortale duello con Blamour di Ganis. I due avversari montarono a cavallo, brandirono le lance e con la velocità del lampo si gettarono l'uno contro l'altro. Tristano abbatté al suolo Blamour e il suo cavallo. Blamour trasse allora la spada e chiese a Tristano di combattere a piedi. Il cavallo mi ha tradito, disse, ma in terra tu non vincerai. Tristano scese da cavallo ed entrambi cominciarono a colpire furiosamente di punta in taglio, sferrandosi a vicenda terribili colpi. Il re e i cavalieri presenti al combattimento si meravigliarono che avessero ancora tanta forza e tanta resistenza. Tutto intorno il terreno era insanguinato. Alla fine Tristano colpì così violentemente il suo avversario che questi cadde su un fianco e Tristano rimase ritto vicino a lui a guardarlo impassibile. Appena Blamour poté parlare, disse con voce stenta: Tristano di Lunis, poiché sei un nobile cavaliere e il miglior avversario che abbia mai incontrato, ti prego di uccidermi. Preferisco morire anziché vivere nella vergogna. Io non dirò mai che mi arrendo. E Tristano esitava, perché Blamour di Ganis era consanguineo di Lancillot, il più valoroso cavaliere della corte di Re Artù. Tuttavia, non avrebbe potuto fare a meno se egli non domandava la grazia. Allora Tristano si presentò ai re che facevano da arbitri e li supplicò di intervenire perché non voleva uccidere quel nobile cavaliere e né tantomeno voleva disonorarlo. Quanto al re, concluse Tristano, io stesso gli chiederò clemenza per questo buon cavaliere. I sovrani chiamarono il re d'Irlanda, che si dimostrò sensibile e umano. Per loro consiglio, Tristano e Bleoberis, fratello di Blamour, sollevarono da terra il cavaliere e i due fratelli fecero pace con il re d'Irlanda. Così finisce il duello, però purtroppo non è finita la storia, e dico purtroppo perché nemmeno l'amore fra Tristano e Isolda sarà tanto fortunato. Infatti succede che Tristano, appunto come avevo detto, ha tanto parlato bene a Re Marco di Isolda che lui la vuole conoscere e vuole sposarla, così solo perché ne ha sentito parlare da parte di Tristano. Ma nel frattempo succede una cosa molto strana. I due, Tristano e Isolda, si trovano a bere un filtro d'amore tutti e due insieme nello stesso momento, e questa cosa fa in modo che il loro amore sia indissolubile. Solo che nel frattempo Isotta è promessa sposa di Re Marco e poi sposa Re Marco, ma i due non riescono più a separarsi. E questo è un problema molto grosso, perché a quel punto si macchia Tristano di un delitto molto grave. E quindi alla fine Re Marco poi si dimostrerà essere un personaggio sordido, una persona molto cattiva che cerca di peggiorare la situazione e di far, tra virgolette, cadere Tristano. E purtroppo ci riesce, nel senso che i due innamorati
anche se cercano di stare separati, lui stesso li aiuta a incontrarsi per poi dire che è stato tradito. E quindi Tristano morirà e Isotta per propria stessa mano. E quindi anche questa storia d'amore finisce in questo modo. Ma prima, come abbiamo visto, insomma, siamo nel periodo di Re Artù, c'è Lancillotto, che è un altro cavaliere d'armi, che è sempre di questo stesso periodo. E Lancillotto ha una storia particolare, anche lui sempre di questo tipo, nel senso che si innamora addirittura della moglie di Re Artù, in persona, cioè Ginevra, e a questo punto la situazione si fa difficile perché l'adulterio proprio con la moglie del re è una cosa pesantissima. Lancillotto, tenete conto che era un cavaliere molto importante che avrebbe dovuto conquistare il Santo Graal, che è la coppa in cui viene raccolto il sangue di Cristo da Giuseppe d'Arimatea. Ma non riesce a fare questa cosa, perché macchiandosi di un delitto così grave non è più degno. E quindi poi riuscirà per fortuna suo figlio Galaad a compiere questa impresa. Ma Lancillotto, questo cavaliere senza macchie, senza paura, di cui tutti quanti sentono parlare, alla fine non farà altro che creare dei problemi a tutta la compagnia della tavola rotonda di Re Artù e a portare malaugurio e morte. Che, grazie al libro che racconta la storia di Lancillotto di Ginevra, si innamora. E si chiamano Paolo e Francesco. E sentite che cosa racconta Dante. Concedette amore che conosceste i dubbiosi desideri, e quella a me
nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscere la prima radice del nostro amore, tu hai con tanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Dalle 8 fu il libro a chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo amante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva, sì che di pietade io venni me, così come io morisse. E cadde, come corpo morto, cadde. Nove gli uomini mortali
che la triste morte attende. Uno per l'oscuro stile, chiuso nella reggia terra, della terra di morti, dove l'ombra nera scende. Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli, nella terra di morti, dove l'ombra cupa scende. E sentite come suona poi in inglese. Three rings for the Elven kings under the sky, seven for the draw floor in their halls of stone, nine for mortal men doomed to die, one of the dark lord on his dark throne, in the land of Morn, where the shades lie. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them, all in the darkness blind them, in the land of Morn, where the shadows lie. E lui ha scritta con questa cadenza che ovviamente noi in canzone italiana non riusciamo più a cogliere. Ma questo solo per dirvi che le storie ce ne sono ancora tante, continuano, e potremmo raccontarne fino a stancarci, e che molti anche dei detti della tradizione popolare derivano da favole, da storie. Ma mi sono dimenticata una cosa, di dirvi che differenza c'è fra una favola, che è pur sempre un racconto, e un mito, e la differenza è che la favola è una finzione condivisa con voi. Se io vi dico c'era una volta, allora voi sapete che io sto mentendo, sapete che io vi sto per raccontare una storia e tutti e due siamo d'accordo che vi racconti una storia finta. E tra favola e fiaba c'è una differenza ancora più sottile, che la favola è quella che una volta poteva raccontare uno come Fede, come Esopo o Esopo, e mentre cioè, appunto che raccontavano loro perché c'erano degli animali dentro. Invece la fiaba è quella classica che conosciamo come Cappuccetto Rosso. Chi di voi non si ricorda, per esempio, non so, la favola quella del corvo e della... come si chiamava? Il corvo e la volpe, giusto? Esatto, il corvo e la volpe. Chi di voi non se la ricorda? Tutti quanti la ricordate? È la favola di Fedro. E dice, no, che il corvo un giorno vide un pezzo di formaggio, aveva un pezzo di formaggio e la volpe glielo voleva portare via, e per fargli aprire il becco come poteva fare? Gli disse che il corvo era bellissimo, che aveva delle piume splendide e che peccato non sapesse anche cantare. A quel punto il corvo canta, apre il becco, cade il pezzo di formaggio e la volpe se lo porta via. Va bene, noi comunque con le nostre storie abbiamo finito per questa sera. La Clessidra ha già terminato il suo corso e Crono, il padre tempo, non ce ne lascia più. Per cui io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e per la pazienza e vi rimando alla prossima volta.